Ciao belli, ben ritrovati sul mio canale. Siamo di nuovo su Uncharted 4, che avevo abbandonato per un periodo perché avevo avuto un problema col supporto, con il mio CD. Mi è stato cambiato subito praticamente, però poi è arrivata altre serie da fare, quindi poi l'avevo un attimo lasciato indietro. Lo portiamo avanti e cerchiamo di finirlo nel più breve tempo di episodi possibili. Quindi vi ricordo di lasciarmi un bel like alla fine di questo video se dovesse piacervi, iscrivervi al mio canale se dovesse essere interessati e quindi commentare. Io vi lascio il video, ci vediamo dopo la sigla. Ciao! Channel in collaboration with. Ok ragazzi, quindi continuiamo la nostra storia, eravamo rimasti nascosti in Bella Vista, all'undicesimo capitolo, e andiamo avanti ovviamente. Esatto, eravamo rimasti proprio a questa schermata qua. Credi davvero che il tesoro sia nascosto nel bel mezzo di un dannato mercato? Sarebbe pazzesco. Ok. Ne abbiamo viste di follia. Allora, andiamo un po' giù a vedere. Qua figurati, ti fanno passare. Io vado di qua che mi piace di più. Nascosto in Bella Vista, eh. Allora, dove siamo qua? Qua siamo sicuramente in un punto interessante. Eccoli qua, qua c'è un passaggino forse interessante, eh? Non c'è nulla. C'è una porta, non si può aprire ovviamente. Giriamo l'angolo della porta. Attenzione, qua c'è già qualcosa. Abbiamo trovato uno dei tesori nascosti da trovare, eh? Qua non c'è niente, qui non c'è niente. Torniamo su. Qui Ehi possiamo. ragazzi, avete mica visto un tesoro pirata? Per esempio. Ehi, perdonalo, va sempre fretta. Facile, mi spiace, io aspetti l'aiuto. Perché devi sempre far casino, vecchiaccio? Colpa mia. Perdoni il mio amico, l'età. Ah, così già avevi Arrivederci. sguardato qui. Hai visto come mi guarda? Sei un povero illuso. 1500 Ok, sì, va bene. Tieni. Ah, grazie infinite, signore. Si goda la sua mela. E Prendiamo spenda una la bella voce. mela. Qui per adesso non c'è niente di interessante, eh? Qui c'è qualcuno con cui parlare finalmente. Tu, piccoletto, come andiamo? Ti piace? La torre. Sì, ma sali, non vedi? È un lemur. Dai, vieni a Vabbè, salutare. dai, stavo un attimo Ciao, salutando. grazie. La puzzola cos'è? No, è un procione. È un procione. Ehi, Sally! Ehi, Ma ha fregato la stai mela, guardando la cazzo! mela? Ah, non ci si può fidare di nessuno, Ciccio. Ma vai! Ha ciupato la mela. Ok, ragazzi, qua c'è la torre, eh. Qua ovviamente sarà chiusa. Guarda un po'. Chiusa. Non ci resta che entrare di soppiatto. Piano piano. Era implicito nella parola soppiatto, sai. Esattamente. Ehi, dai un'occhiata lassù. C'è una finestra rotta. Ehi, Sally, che dici? Ok. Passiamo di qui? Sì, perché no? Accidenti. È un bel salto. Ah, bel Bella, saltino, Pietro. ragazzo. Pensa per te, io ho i miei ritmi. Ok, qua Non possiamo l'hai salire di completato? lato. Olè. Noi pensiamo per noi allora, tutta rangi, tanto ce la fai, mi sa. Ok. Ok, vediamo un po'. Qui c'è una bilancia, ragazzi. Sigillo. Sigillo di Odo Rembrandt, come diceva la mappa. Che stiamo Esatto. cercando? Ottima domanda. Qua c'è qualcosa. Un altro tesoro nascosto, vai. Ok, qua c'è le scale, allora andiamo su delle scale. Vediamo un po', si apre? Questa torre è decisamente alta. Sì, direi di sì. Si preannuncia già uno sbattimento, eh? Salire su. Allora, visto che questa torre è decisamente alta, vediamo un po' cosa combiniamo qua. Ah, ci va la solita moneta. Scommettiamo che. Siamo sulla strada giusta. Tello lì. Uno scorpione. Ci Scorpione. sono. Una rocca. Sono segni zodiacali. Acquario, scorpione. Leone. Ah, e il Sì, quattro segni. E E quattro toro. campane lassù. E questi affari al centro del pavimento sembrano blocchi. Faccio io.
stare in campagna. Vabbè, la scala si è aperta. Il posto è non tanto in forma, direi. Ok, Scorpione, Acquario, Leone, Taurus. Ehi, Sam, abbiamo trovato la torre giusta, richiamaci. I telefoni non prendono bene qui. Qua ce l'avamo, vabbè. Tempo. Ok. Abbiamo il nostro rampino. Ok. Duma su. Sperando che non si spacchino i gradini, perché sennò siamo finiti, eh. Torno subito. Ok, facciamo un giro. Qui non possiamo appenderci da nessuna parte. Come facciamo qua? Là c'è un punto, eh. Ok. Che roba! Visto Sully? L'orologio funziona ancora. Che lavoro! Cerca di non finire incastrato tra quegli ingranaggi. Tranquillo. Ok, ora saltiamo qua, andiamo su. Ora qui dovrebbe esserci un altro punto. Ah, là ci appendiamo. Ok, andiamo su. Ok, alla grande, preso al volo proprio. No, bisogna fare molto più in fretta. Quindi, visto che dobbiamo andare là, facciamo salire il più possibile questo. Ok. Oh, lì perfetto, ragazzi. Non cadere. Non cadere! Cosa stai facendo? Che viene la paranoia, ragazzo. Ok, l'urologio chiude partivo, eh. Allora, dove possiamo andare? Ovviamente sugli ingranaggi. Sei attento alle dita, Nate. Devo preoccuparmi? No, va tutto bene. Fidati. Questa l'ho già sentita. Ok. E qua siamo sull'altro piano ancora, eh. Tiriamo su la manovella. Difficili da domare. Ah, sei tanto furbo. Dovremmo appenderci dall'altra parte. Quindi Scorpio, Aquarius, Leo, Taurus. Quindi questo qua è Leone. Quindi qualcosa mi dice che dobbiamo andare dall'altra parte. Qui c'è lo Scorpione. La gente che è fuori che sente le campane suonare non si preoccupa, per dire, per esempio. Questo ha funzionato. Ha funzionato. Il blocco dello Scorpione si è aperto. Quindi okay, Scorpione. Siamo alla prossima. Era Scorpione, Acquario, Leone, Toro. Quindi là abbiamo Acquario. Un po' di qua. Vai un po' di lì. Calati, vai. Acquario. Ok. Gente simpatica. Arrivano dei tappi. Dovrebbe succedere qualcosa, esatto, perché stiamo seguendo l'ordine del taccuino, eh. Vediamo. Quindi manca Leone e Toro. Quindi Leone è... È dall'altra parte. Leone è dall'altra parte. Qui c'è lo Scorpione. E qui c'è il Leone, ok.
Oh, sei pazzo. Boh, lì che apertura ampia che ha preso. Grazie. Ok, manca il toro allora. Manca il toro che è dalla parte opposta. No, aiuto! Ma vaffanbrodo. Per forza, quando vuoi morire, vuoi morire. Il leone è aperto. Ok, ne manca una. Ok, ne manca una, quindi noi andiamo su. Dai, poi lo controllo il diario, tanto ho già capito qua lo schema come funziona. Il toro è lì. Per andare al toro però dobbiamo fare un giro più lungo. Andiamo qua dallo scorpione che siamo già stati. Passiamo dall'altra parte. Ok. Facciamo un giro di sopra, appena arriva con la farlaccia appendiamo subito. Qua? No. Allora, ci fai salire o no? Ok. Ole. Ci sono. Sally, notizie di Sam. Toro, questo è il toro, eh? Forse ho dimenticato di mettere in carica il telefono. Dubito che abbia dimenticato di mettere in carica il telefono, eh? C'era sicuramente qualche... qualche macello, qualche casino. Ok, abbiamo sbloccato tutti e quattro, eh? Il toro è sbloccato e il sigillo di Avery è apparso sul pavimento. Spettacolo. Tutto qui, niente. Però c'è una campana gigante in cima. Aspetta, io salgo. Proviamo. Ah, vedi che è venuto giù la scala tra le altre cose. Però di là c'è una corda. Ah, no, è quella lì che balla di quello. Ok. Qui la campana gigante, però. Ok, qua c'è un altro, una leva. Ok, e ora? Mi ha fermato tutto. Qui c'è un orologio che è un ticchettio che fa presagire sicuramente un tempo. Ok, è stato divertente. Sta divertente, più o meno divertente. Ah, ok, modifichiamo l'ora. Chissà cosa c'è fuori dalla finestra. Andiamo a vedere il piccionazzo. Eccoli. Che vista, ragazzi. Allora, qua dobbiamo andare a vedere cosa c'è nell'orologio. Di là non ci si può andare. Facciamo così, andiamo su. Ci appendiamo all'ora. No. Accidenti. Perfetto, abbiamo rotto l'orologio, ragazzi. Qua c'è delle prese. Andiamo ancora un pelo su? Ok, qua com'è? Va bene. Ora sono già cavata abbastanza bene. Attenzione.
Siamo ancora su. Ah, siamo proprio in cima alla torre da fuori, eh. Siamo già dalla campana, perfetto. Allora, proviamo a vedere un attimo, tanto se c'è qualche tesoro nascosto, per esempio. Che io ci sballo con i tesori nascosti. Come al solito, tra l'altro, perché dovrete già saperlo. Niente, non c'è un picchiolo. Tutta la stia cavando lì fuori, Sam. Quindi andiamo dentro. Ok, Sally, ce l'ho fatta. Ok. Questo sì. Oh, porco bene. Sally, attento! Scusa, la maniglia si è rotta. E ora? Come la suono? Con il rapino? Dovrò suonarla direttamente. La suono io. Forza, ci siamo. Vai, avanti, indietro. Avanti, indietro. Avanti, un piccolo rintocchino, dai. Eccolo qua. Boom. Oh, cacchio. Ragazzi, che caghetta. Che caghetta. E ora? No. Com'è successa sta cosa? Distrutto tutto, abbiamo distrutto. Porca puttana. Una colonna che dura da una vita. Minchia, mi sono cagato addosso, ragazzi. Santo cielo. Non potete capire. No, merda. La porta si è aperta, però. Beh, era un modo come un altro. Stai bene? Non è che si è aperta, si è disintegrata. Tu? Bene. Ok. Dai, spingiamo un po'. Porco cane. La vuoi? Certo, perché no? Vediamo che c'è qua giù. Magari montagne d'oro e tanti gioielli. Sì, magari. Sam, finalmente, tutto bene? Ho setacciato la mia torre, non c'è niente. Sì, beh, noi siamo sicuramente nel posto giusto. Raggiungici qui. Dici sul serio? Ok, arrivo. Arriva. Ottimo. Alla grande. Ma tra l'altro le candele perennemente accese, cioè c'è qualcuno che le accende, è possibile che sia sempre acceso. Sally, sono già qui. Accidenti. Spettacolo. I nostri ragazzi. Sì, Henry Avery e Thomas Dew. Thomas Dew. Gemelli del crimine. Allora. Robe segrete. No, eh. Va bene. Andiamo un po'. Qua ovviamente c'è da fare un piccolo enigma. I fondatori. Fondatori di cosa? Della peggior caccia al tesoro. Ci sono i sigilli di Avery e Tew. Ma qualcosa di diverso. Sì, hanno quei motivi stellati. Ruotano. Beh, in quale verso bisogna ruotarli? Questo. Così si uniscono, no? Ok. Diamo un'occhiata. A gemelli. No, quindi no. Sì, sì, solo un attimo. Altri simboli pirata. Adam Baldridge, Anne Bonny e Christopher Content. Quindi? Cosa mi vuoi dire? Non riesco a capirlo di qua, eh.
Non potrei mai capirlo. Ci sono troppe variabili. Devo andare a vedere di qua. Spero ancora in qualche tesoro. Non sei il solo. Ah, Baldridge, Condent e Bonnie. Ma perché sono qui esattamente? Beh, scopriamolo. Per farci capire perché, ovviamente. Wow, guarda che baffi. Fanno concorrenza ai tuoi. Se lo dici tu. No. Allora, guarda le stelle. Sembrano quelle sui sigilli di Avery e Thune nell'altra stanza. Hai ragione. Ok, abbiamo messo subito a sigillo. Condent lo chiamavano. Qui c'è un altro motivo stellato. Sì, ma è del tutto diverso dal primo. Sì, giusta osservazione. Grazie. Visto? Non sono solo bello. Che pensi? I sigilli di Avery e Thune. Le loro quindi stelle combaciavano, ricordi? Forse anche questo lo fanno. Però non si vedono di là, quindi ce l'abbiamo gli appunti. Adesso andiamo subito lì, facciamo subito il posizionamento delle cose. Allora, quindi ruotiamo questo in senso così, ok, e riponiamo. Poi questo lo esaminiamo, lo prendiamo, lo ruotiamo in questo senso qua. Ah no, ho capito adesso, ok. Allora, riponi questo, prendi questo, lo giriamo in questo senso qui, perfetto, prendiamo questo e lo giriamo in questo senso qua, ok. Però ne manca una. No, beh, è giusto, quindi di là e giù. Ce li abbiamo già visti di là e giù, quindi vediamo se abbiamo capito qualcosa. Da salti, quindi di là, giusto, e giù. No, allora è di là e giù. No, com'era? Ah no, giù, di là, giù e giù. Quindi questo così, questo così, e dovrebbe andare. Altre tre. E un'altra porta. Sì. Allora, chi sono questi? Sono... Non lo sai, eh? Ehi, come si dice, il mare è pieno di pirati. Siamo bloccati. No, ma che bloccati? No, dammi il telefono. Cos'è? Vuoi l'aiuto da casa? Più o meno. Andiamo a vedere nella stanza, scusa. Scrivo a Sam. Andiamo nell'altra stanza, cosa c'è? Ci siamo. Questi dipinti non sono niente. Mai e Swant. Manca Farrell. Potremmo venderli a un museo. Cerchiamo i motivi stellati. Ok, era per dire. William Mays. Americano? Sì, di Rhode Island, proprio come Thomas Thune. Perfetto. Telefono. Ehi, sei ancora nella torre? Sì, sono tornato giù. Perché mi hai inviato questa nota? Ti spiego dopo. Per ora, dimmi chi sono. Beh, i delfini sono Richard Wood, il tridente Joseph Farrell, le due mani con la perla sono William. Perfetto, resta dove c'è campo, potresti ancora servirmi. Ehi, Nathan, hai trovato il tesoro? Non ancora, ma ho un enigma da risolvere, ti aggiorno. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, spezziamo in due il capitolo numero 11, perché così almeno facciamo tutto abbastanza non troppo pesante, non video troppo lunghi. Vi ricordo quindi di lasciare un bel like alla fine di questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, commentate, condividete, fate quello che volete. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao belli!